AK-47 mi fa vedere infami, non voglio vedere infami. Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare la repack di KK1 di Daytona. Io comincerei col presentare un po' il progetto per chi magari non ne sa molto a riguardo, ma prima di farlo, come sempre, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale qualora non lo foste. Inizialmente KK1 era un EP uscito nel 2019 composto da 4 tracce, poi con il passare del tempo, non mi ricordo se a metà del 2020 o 21, è scomparso da tutti i digital store e ai tempi nessuno capì il perché. Direi che adesso, considerando che è uscito una repack, il motivo è abbastanza logico. Perfetto, è appena uscito, ho la tracklist davanti, quindi facciamo chiarezza. I singoli nuovi dovrebbero essere il primo, Qua giù e l'ultimo, Jackpot. Dell'EP vecchio sono rimaste solo Contatto Pianeta e Bravo Ragazzo Parte 2. Scherzo, anche Contatto. Fatto sta che Buco, che era un'altra traccia che faceva parte, non la vedo. Sono stati aggiunti 300 cavalli, che era il pezzo di cui vi parlavo prima, o che dovrebbe essere una traccia già uscita, sì, solo con video su YouTube, se non ricordo male, e Ferro Sporco, che era la traccia con Sapo Bulli. Io direi che in questa reaction ci spariamo Qua giù e Jackpot, che sono i singoli nuovi e quelli di cui onestamente sono più curioso, ma anche Ok, che non mi ricordo molto bene, e onestamente voglio anche riascoltare Ferro Sporco, anche per capire se effettivamente hanno cambiato qualcosa o no. Direi di partire dalla prima, Qua giù. Sembra un type beat di Voice of the Hero. Perché stessa luce? Ehi! Ehi! Quanto è stato duro lavorare, non sto a posto. Okay. Hanno provato a farmi fuori, però anticorpi. Tutti hey. Parlano troppa medicina orribile. Continuo orribile. A sfornare vite incredibile. Hey. Sto impegnando tanto, però sembra tutto inutile. Sto sputando fumo dalla bocca. Un intro per certi versi anche un po' conscious per cominciare, o meglio, ricominciare questo progetto. Il beat mi ha ricordato subito uno di quelli in stile The Voice of the Heroes, il tape di Lil Baby e Lil Durk. E anche lui, in alcuni punti del ritorno, secondo me si rifà molto al flow classico con cui rappa di solito Lil Durk. Sinceramente non la migliore canzone di Daytona, nel senso che lui può fare molto di più e in generale ha canzoni che mi sono piaciute molto di più. Anche su questa piega, diciamo, un po' conscious, mi viene in mente Sottoterra Vuoto, che incredibilmente non c'è in questo album. Quindi vi dico che mi è piaciuta, non troppo, però ci sta come, insomma, canzone per cominciare l'album. Io mi sposterei già da adesso su Ok, che più ci penso, più non mi ricordo se effettivamente questa canzone la conosco o meno. Ma per il momento non mi dice nulla. Ah, è certo. Troppo. Ok. Dal cazzo. Ehi. Nella mia testa dice che mi ama, ma sto comprando diamanti, quindi mi deve aspettare. Soldi muovono altri soldi, un mio amico non aveva. Che bello il flow. No, non puoi fermare il sangue, perché non puoi fermare il tuo sangue. Non puoi. Ora posso pagare il suo stipendio. Bello qua il flautino. E invece mi ricordavo bene a sto giro, perché di questa canzone effettivamente è uscito un video su YouTube. Non mi ricordo se ai tempi fu ricaricata sui digital stores o no, ma penso di no. E come avete potuto sentire anche dalla tag, il beat è coprodotto tra Beck e Uncle Beck, che di certo ce lo ricordiamo perché ha fatto qualche produzione anche per i THB. La canzone secondo me segue un po' quella scia Gunna, Lil Baby, la produzione è un po' slimy, ricorda un po' quelle sonorità. Lui come sempre è molto forte dal punto di vista musicale, ma anche barre belle hard. Mi è piaciuta, è stata una bella cosa ricordarmela, perché poi purtroppo quando le canzoni escono su YouTube non tendo ad ascoltarle troppo, perché proprio YouTube non lo uso quanto uso uno Spotify. Quindi sono contento che l'abbia caricata qui, è finita in playlist, e come sempre ne approfitto per ricordarvi che ho delle playlist sia del rap americano che del rap italiano, e trovate i link in descrizione. Andrei avanti con Ferro Sporco con Sapo Bulli. Dosso. Se si muove colpo in testa. Po. Sai che sta vivendo un film. Siamo dentro la TV. In TV. Con la gang. Sto nuotando dentro il mare, ma gocce nel mio bicchiere. Mi fanno annegare. Occhi addosso. Sai che ghiaccia al collo, mi fermano in centro. Oro ghiacciato ce l'ho sul polso. Oro ghiacciato ce l'ho. Non puoi farci un cazzo. Non puoi. Che vibe sta canzone. AK-47 mi fa vedere infami. Non voglio vedere infami. Sono il king delle droghe.
diventano 10. Mi berran con dentro lo sciroppo. Bank. L'ando addosso. Mamma mia, quanto mi mancava sentire questa canzone. Voi non ne avete idea. Questo è uno dei pezzi delle prime collaborazioni tra Daytona e l'FSK. Erano altri tempi. Mi ha revocato delle vibes assurde. Quando ho sentito questa canzone ho annusato di nuovo quell'aria di trap che non sentivo nel 2016. Tutto questo, ripeto, nel 2018-19, non mi ricordo quando è uscita. Fatto sta che anche in questo caso c'è un video su YouTube che è epico. Che dire, ragazzi, qua Sapo Bulli va completamente stupido. Chissà quante cazzo di droghe aveva in corpo, perché proprio ha fatto uno strofone senza senso. Non ha senso la strofa di Sapo Bulli, ma è anche questa la parte più bella. Anche Daytona è fortissimo, ma per quanto lui sia forte, Sapo Bulli qua è stato troppo superiore. Ma perché è proprio, ha scritto un pezzo della trap italiana in questa canzone. Per il resto il pezzo è identico a come era uscito già su YouTube, su Spotify, eccetera eccetera. Non è cambiato nulla a livello di produzioni, se non proprio delle cose impercettibili. Era una hit, è una hit tuttora, e direi di concludere con Jackpot, che è anche l'outro del progetto. Oh, dissing a Rondo. Oh, rapper, guarda tutti questi rapper. Se voglio mangio hey, mamma mia, investimenti in cripto ed azioni, troppi servi questi giorni, madre, questo mondo, questa vita, hai fatto troppe minacce, non è successo mai niente. Jackpot, sei numeri su foglio sta. Non l'outro che di solito mi piace ascoltare, ma è totalmente azzeccata perché è proprio cattiva e cattiva. E io qua direi che più che una frecciatina è proprio gli ha buttato l'arco con tutte le frecce addosso a Rondo da Sosa, perché si sa che tra i due non scorre proprio buon sangue. La cosa, insomma, più celebre che è successa è che Rondo da Sosa un giorno disse: metto 100.000 dollari su chi mi sfida in box. Insomma, stronzate così che ultimamente vanno abbastanza viral in America. Ora stiamo magari cercando di provare a portarle anche in Italia, non lo so. Fatto sta che Daytona accettò la sfida e poi essenzialmente non successe nulla. Quindi mi chiedo io, perché non è successo nulla? Il pubblico italiano penso che non stesse aspettando altro, me compreso. E mi sarebbe davvero piaciuto un incontro tra i due. Per il resto anche qua Daytona va completamente stupido sul beat. Mille flow, mille incastri. Mi è piaciuta molto questa canzone. Che dire, io vi posso dare solo un consiglio. Se non avete mai ascoltato le altre canzoni, che io vi assicuro che so a memoria, le so troppo bene, recuperatele, perché ci sono delle perle assurde. E mi viene in mente Contatto Pianeta, fighissima. Bravo ragazzo parte 2, una hit, e 300 cavalli molto particolare, quindi mi raccomando, se non le avete ascoltate, recuperatele. Che dire, in generale tutto il progetto è una bella repack che comunque dà vita di nuovo a un EP che era stato rimosso da tutti i digital store, ed era un peccato non poter ascoltare queste canzoni. Grazie a Daytona adesso lo possiamo fare. Ci ha aggiunto anche un paio di singoli nuovi, in modo tale che magari tutto l'album mentre scorre è abbastanza fluido. Voi cosa ne pensate? Eravate in hype per nuova musica di Daytona? Magari questo non è l'album ufficiale, ma quello speriamo che sta arrivando. Vi è piaciuta questa repack? Qual è la vostra traccia preferita? Scrivetemela qua sotto. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, e se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, tutte le mie playlist, il gruppo Telegram. Mi raccomando, seguitemi ovunque. Devo smettere di gesticolare. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete, e noi ci vediamo ad un prossimo slat.